Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione di Luce Forno Panna. Oggi studieremo insieme l'introduzione di questo brano. Questo è per otto bassi, per quattro bassi ci saranno altri video dedicati al quattro bassi. La parte è questa, l'introduzione. Trovate sul canale il video completo, potete ascoltarlo e quindi vi consiglio di ascoltarlo prima. Inizia la parte cantata. Però questa che avete visto, insomma, ora è la parte con gli abbellimenti. Più semplice è questa, eh? E poi si continua. Bene, vediamo ora di studiarlo insieme. Iniziamo in quarta posizione, in chiusura abbiamo questo. Primo movimento, una pausa, uno, poi in chiusura, nuovamente in chiusura. Quindi questo uno, poi Napoli, Napoli. Molto semplice, quindi un, Napoli, Napoli. Ripetete questo per 5 minuti e in chiusura questa, vedete? Quindi pausa, poi Napoli, la stessa cosa, Napoli. Bene, bentornati. Andiamo avanti ora. Dopo aver imparato questo 1, poi Napoli, Napoli. In apertura 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, questo. E due volte il 4. Quindi questo 2. E poi due volte il 4. Memorizzate questo. Quindi ancora questo Napoli, pa, pa. Ancora questo Napoli, pa. Memorizzate questa frase nuova, che è questa che vi faccio vedere ora. È questo blocco, ecco qua, da qua, da due cerchiato fino a quattro. Fatto questo, collegate tutto dall'inizio, sarà questo, eh? Ascoltate. Napoli, Napoli. Ora apro. Cercate poi man mano di legarli, sarà così. Nell'inversione del mantice cercate di non far sentire la pausa, quindi un piccolo respiro, no, deve essere quasi tutto legato, anzi legato così. Chiaro, quindi Napoli, Napoli. Bene, fatto questo ripetete questa frase una mezz'oretta, anche qualche giorno, è importante impararla bene. Andiamo avanti. Ora abbiamo in apertura 4, 3 cerchiato, 4 per due volte, questo Napoli. Nuovamente Napoli, poi 4, 2 cerchiato, 3, chiudiamo col 2, possiamo tenerlo premuto il 3, ripeto nuovamente ciò che vi ho fatto vedere ora e poi lo ripetete voi. E questo, in apertura, 4, 3 cerchiato, 4, la stessa cosa, poi tengo premuto e chiudo, e questo. E vi mostro quest'altra frase, è molto semplice, quindi c'è poco insomma, da preoccuparsi, è facilissima, di qua fino a qua, va bene? Beh, adesso facciamo partitura un po' meglio, così più chiaro, ecco qua. Va bene, ripetete questo per una mezz'oretta, bene, collegate tutto il rigo questo, collegatelo tutto, sarà così. Se mettiamo un metronomo a 60 è questo. Chiaro? Anche più lento possiamo farlo a 50 più avanti. Bene, andando avanti ora la stessa cosa, proseguendo, ultime tre note di questo rigo, 3, 2 cerchiato, 3 per due volte. Però poi si sale diciamo di una posizione qui, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato. Quindi questo Napoli, Napoli, saliamo di una posizione, in terza posizione, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato. E apriamo due volte col quarto dito. Pa, pa. Quindi è questo. Uguale. Salgo di una posizione, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato. In apertura due volte il 4. Pa, pa. Ci fermiamo qui. Ecco qua, vedete.
ultime tre note sono le stesse dell'inizio, non cambia nulla. Andate avanti nuovamente le stesse tre note di prima, saremo di una posizione in terza posizione, vi ho fatto vedere poco anzi, e in apertura due volte il 4 come se scorta. Fatto questo, ripetetelo per una mezz'oretta senza fretta, divertendovi fino a qui. Ora andiamo avanti. Bene, andando avanti dobbiamo raggiungere in apertura 4, 3, 2 cerchiato, questo, quindi dopo aver suonato due volte il 4, pa, pa. Ora andiamo avanti, 4, 3, 2 cerchiato, questo, Napoli, due volte due cerchiato, quindi questo, ancora questo, quindi 4, 3, due volte due cerchiato, pa, pa. Questo. Chiaro? Quindi dopo aver imparato tutta questa frase possiamo anche collegarla ed è così. Bene, possiamo ripeterla tutta, è così. Andiamo avanti ora, 4, 3, 2 cerchiato allargando di un tasto, questo in apertura. Due volte due cerchiato. Memorizzate questo, quindi 4, 3, due volte due cerchiato. Quindi Napoli. Ancora. Che è questa frase che vi faccio vedere ora, molto semplice. Ecco qui. 4, 3, il 2 cerchiato si allarga ad una posizione, nuovamente il 2 cerchiato. Fatto questo, collegatela a quella di prima e sarà così. Quindi. Era quello di prima, poi aggiungiamo. Andiamo avanti, quindi tutta la posizione ora si riavvicina e suoneremo 3, 3, 2 cerchiato, sale di un'altra posizione, 2 cerchiato, 3, piano premuto e chiudiamo. Va bene, è finita questa introduzione, molto rapida. Va bene, ripetiamo nuovamente questa scala, quindi 4, 4, 3, 2, cerchiato, 2, quindi pa, pa, ra, pa, pa. Si avvicina, 3, 3, allargo di un altro tasto, 2, cerchiato, 3, tengo premuto e chiudo. E questo quindi. Poi. Un'altra volta, poi, ed è finita, va bene? Metto un metronomo a 50, ve la faccio, vabbè, vi faccio vedere prima questa frase così ve la studiate anche voi. Di qua potete collegarla, di qua fino a qua. Poi questo non è altro che ciò che avete fatto all'inizio, quindi si ripete la stessa cosa dell'inizio, ora la vedremo insieme. Ecco qua. Quindi è questa. Vabbè, vi faccio vedere come sono i ritornelli, altrimenti poi me li chiedete, diciamo, in chat, è meglio così. Quindi arrivate fino a qui, fate queste tre note che sono le stesse tre dell'inizio, poi quindi non le fate poi all'inizio, riprendete dal ritornello qui, andate avanti, saltate questo pezzo rosso la seconda volta e fate quello blu, insomma, che qui è la parte cantata, che vedremo nella prossima lezione se ci sarà interesse. Bene, molti hanno notato degli abbellimenti, quindi delle terzine, vi consiglio innanzitutto di studiare questo metodo che è importante per le terzine, perché vengono da sole, io spesso, insomma, queste terzine vanno da sole, non è che le penso prima. Quindi questo succede, quindi una volta che avete imparato benissimo questa frase, questa parte, fate questo. Qua ho fatto questo. Questo. Ma è veloce quando l'ho fatto con gli abbellimenti, quindi. Chiaro, quindi questo in apertura. Velocissimo però. Questo dovete fare. Lentamente, due cerchiato, 4, due cerchiato, 3, due cerchiato, due volte. Pa, pa. Quindi. Chiaro? Fatelo per. Parliamo dell'inizio, di mettere qualche abbellimento qui.
Potreste pensare questo, di mettere, non è proprio preciso, ma per farvi capire meglio, una terzina su due cerchiate e poi queste altre due note. Quindi facendo questo, tecnicamente non è preciso, però per farlo capire meglio, quindi una terzina su due cerchiate, che è questo, poi tre due cerchiate, quindi poi legate il tutto, quindi Napoli, poi andiamo avanti. Qua una terzina sul quarto dito, 4, 3 cerchiato, 4. Aggiungiamo poi 2 cerchiato, 3. Quindi posso indicarvi questo. Facciamo così, è meglio. Metto qui una terzina, metto una T sopra rossa, così vi sarà più semplice per capirla. Qui abbiamo messo prima una terzina sul 2 e poi qua sul 4. E sarà questo, eh. Terzina sul quarto dito, faccio lentissimo, la terzina sul due cerchiato, poi la terzina sul quarto dito, fatto a blocchi per farvi capire gli incastri. Bene, poi andiamo avanti, uguale. E qua ho fatto questo, sulla terzina sul due cerchiato. Questo, due cerchiato, quattro, due cerchiato, poi tre, due. Ho messo qui un'altra terzina. Qui vedete. Parapadapa, due cerchiato, quattro, due cerchiato, poi tre, due. Andiamo avanti, poi. Quindi l'apertura è quattro. Ho messo una terzina sul terzo dito. Qui. Vedete? Metto una T per farvi capire, quindi 4, 4, 4, una terzina, 3, 4, 3, 2 cerchiato, che è questo. Quindi anche qui potete fare la terzina su 2 cerchiato. Va bene? Qui un'altra terzina. Ovviamente, questo per chi già sa suonare benissimo, quindi ha praticità dello strumento. Un'altra terzina qui. Tutte queste terzine, quelle che vi spiego filo per filo, le trovate in questo metodo, terzine abbellimento e quant'altro. Insomma, vi mostro qualche terzina se riesco a trovarla al volo, altrimenti poi insomma vedete stesso voi le lezioni. Ecco qua, vedete queste terzine che trovate qui, insomma, ci sono tante. Una volta che vi siete esercitati con queste, sicuramente sarà molto semplice mettere anche qua. Bene, per oggi è tutto. Se ci sarà interesse, continuerò con la seconda lezione per finire questo brano. Quindi se ci saranno condivisioni sui social, appunto, interesse da parte vostra e mi piace, per farmi capire che insomma questi video vi sono utili. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.